Amici dello Zoccolo Duro, buon pomeriggio. Tra l'altro sembra tutto brillantinato, ma non sono brillantinato. Boh, si vede solo nel video, che da qua non si sarà la brioche che mi sono mangiato. Oppure sarà la magia natalizia. Jingle bell, jingle bell, na 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 na. A proposito di magia natalizia, parto subito con un nuovo sponsor, nuovo, che vi faccio subito vedere. C'è il link. Il gruppo Telegram, c'è tutto. Vi faccio vedere le tute che mi sono arrivate, così le vedete, perché me le hanno mandate loro, così le vedete, così come sono, arrivano anche a voi. E devo dirvi la verità, sono arrivate anche molto velocemente. Quindi vi faccio vedere subito le tute. Vai. Amici della Zona 2, cosa mi è arrivato qua? Guarda. Dal sito Key Calcio vi lascio in descrizione il link e anche il canale Telegram dove potete chiedere tutto. Adesso ve le faccio proprio vedere, le apro, guarda, pantaloni, la tuta, ve le faccio proprio vedere così vedete proprio come sono, proprio perfette, in maniera che siete più tranquilli. La roba arriva, come vedete mi è arrivata, qua arriva, vi faccio anche vedere com'è. L'apro adesso con voi, l'apro adesso con voi, guarda, c'è ancora la carta dentro, vedi? La cartina, sentite il rumore? C'è pure il coso qua. Tac, eccoci. Guarda, guarda che bella che è, tenuta bene. Tac, pure vedi il coso per conservare per l'umidità. Guarda, te la faccio vedere più da vicino. Guarda lo stemma, preciso, Anche questo, vi assicuro, si vede che si sente proprio che fatto bene. Te la faccio vedere, guarda. Tac, anche dietro scura. Faccio vedere anche come indossa per la taglia. Questa è una taglia M. Una taglia M. La faccio vedere, sapete che io sono un po' ciccio, però la tuta ti veste bene. Bella precisa. Guarda che bello anche la manica col coso nero. Tac, guarda come ti veste. Ma va. Milan. Sta bene però, eh. Vediamo se mi va stretta o se è giusta. Tac, precisa. Precisa, tac. La faccio vedere anche meglio. Beh, io ho un po' di pancetta, ma sono fatto io. Il colletto bello, qua alto, preciso. Ci sono anche i pantaloni. Pantaloni, ve li faccio vedere. Poi parliamo degli errori arbitrali, eh. Pantaloni precisi, anche loro, tac, tac, logo, stemma della Puma. Il tessuto è buono, cioè, non so se si vede dal video, il tessuto c'è. E ho preso anche l'altra, guarda, questa, tac, ve la faccio vedere, uguale, identica a quella che usano i giocatori per allenarsi. Anche qua, vedi, c'è sia i pantaloni che la maglia. Tac, guarda che bella. Questa sì, è un po' diversa dalla tuta perché è quella proprio da allenamento. Uguale, identica, raga, fatta benissimo. Cioè, precisa. Prezzi super vantaggiosi. Ci sono gli sconti e le offerte di Natale per avere le tute e le maglie anche in omaggio in più. Codice sconto duro, sempre duro, ci cioè avete il 15% più gli omaggi in più. Quindi vi lascio il link Key Calcio in descrizione e il canale Telegram. Voi potete scrivere, chiedete, vengo dallo Zoccolo Duro, ho bisogno di babà babà babà, potete chiedere quello che volete e ordinate sul sito e vi arrivano a casa. Un sacco di promozioni, cose vantaggiose, magliette di Natale, tutto, c'è cioè tutto. Sia il Milan, sia ovviamente anche le altre squadre. Quindi link in descrizione, mi raccomando, se avete domande, qualunque cosa, c'è il canale Telegram. A voi. Ok, avete visto? Quindi gruppo Telegram, link in descrizione. Basta che per qualunque domanda nel gruppo Telegram c'è l'assistenza bom 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 che scrivete e vi fanno sapere tutto. Le maglie ve lo fate vedere, quindi le tute, io ho preso le tutte perché preferivo le tutte, quindi mi raccomandi, mi raccomandi. Detto questo, volevo parlare un po' degli errori arbitrali, perché sapete, allora, la mia idea è: non mi piace parlare di questi dettagli arbitrali perché alla fine io penso sempre ci sia un po' di sudditanza psicologica degli arbitri in generale.
cioè le grandi, e quindi ci metto dentro la Juve, il Milan, l'Inter, qualche volta le romane ma meno, un po' il Napoli ma meno, ovviamente nel dubbio sono leggermente favorite rispetto magari a una piccola, a una neoretrocessa, perché se tu nel dubbio sbagli contro il Milan, la Juve, l'Inter, i giornali parlano in un modo. Se tu nel dubbio sbagli contro lo Spezia, con tutto il bene che posso volere allo Spezia, i giornali parlano in un altro modo. Ok? Quindi c'è un po' di sudditanza per tutti. Cioè, per esempio, vabbè, non faccio esempi, perché sennò poi, cioè, non voglio fare esempi di altre squadre, sennò poi dicono che sono fazioso, eccetera. Parliamo solo del Milan, ok? Siccome sento dire, 8 rigori per il Milan, 8 rigori per il Milan, capito? Ma andiamo ad analizzare i rigori. C'erano o non c'erano? No, perché se non c'erano, allora ne parliamo. Se c'erano, di cosa stiamo parlando? Cioè, tolto quello di Theo Hernandez, di Casares su Theo Hernandez, dove lo tiene un pochino con la mano, e secondo me, io ve l'ho già detto e ripetuto, secondo me quelli non sono mai rigori. Quindi io non l'avrei dato, l'abbiamo pure sbagliato, quindi di cosa parliamo? Tutti gli altri, c'erano tutti, anche ieri. Ma se persino Ranieri l'ha detto, Ranieri, cosa ha detto ieri? Che c'era netto il rigore, perché pensava fosse stato spinto, in realtà non è stato spinto, c'è cioè il braccio per aria, è scomposto, è rigore. Così come ha detto Ranieri, l'ha detto, non è che lo dice Luca dello Zoccolo Duro, l'ha detto Ranieri, ha detto quello di Gabbia a velocità normale mi sembrava rigore, poi rivedendolo gli prende prima il petto e poi il braccio, non è rigore. Se me l'avessero dato contro mi sarei arrabbiato. Quindi l'ha detto Ranieri, non è che l'ho detto io, perché poi dicono, sai, te sei tifoso, cioè se lo dice l'allenatore della squadra avversaria, tra l'altro complimenti a Ranieri, perché altri allenatori non l'avrebbero nemmeno ammesso, perlomeno lui l'ha ammesso. Andiamo a vedere gli altri episodi dubbi. Si parla, sento dire i miei amici, rigore di Romagnoli e possibile rosso. Ho sentito persino qualcuno dire possibile rosso per la gomitata in faccia a non mi ricordo chi della Sampdoria. Beh, allora partiamo dal presupposto che una gomitata è quando tu dai una gomitata, cioè tipo Ibra a Koulibaly, quella è una gomitata, poi volontaria e involontaria è un altro discorso. Quella è una gomitata, questa è una gomitata. Uno che salta con le braccia dritte per arrivare sul pallone, che gomitata è? Quello per me non è nemmeno fallo, ma nemmeno al centrocampo. Quello è un fallo che io non fischierei nemmeno al centrocampo. Però rischioso, perché c'ha le braccia alte. Rischioso, però se voi guardate come salta Romagnoli, c'ha le braccia lunghe, non c'ha le braccia che va a prendere spazio sull'avversario. Quindi ragazzi, oggettivamente va bene che diamo fastidio e siamo primi, però, ma metti anche che fosse espulso. Io voglio dare l'espulsione, voglio esagerare. L'espulsione è rigore. Facciamo che era espulsione e rigore e quindi siamo stati favoriti. Voglio regalarvelo. Ma il secondo giallo di Silva? Quello è successo molto prima. Il secondo giallo di Silva, perché non è stato dato? Intervento in scivolata netto su Kessié, mi pare. Quello è giallo limpido, solare. Solare, quindi già la Sampdoria doveva essere in 10, giusto? Molto prima del fantomatico rigore di Romagnoli. Siamo d'accordo su questo o non siamo d'accordo nemmeno su questo? Perché se non siamo d'accordo nemmeno su questo, allora non lo so. Il fenomeno del mister Tonuzzo, meno male che crosso io, e meno male che crossa lui, che 3-4 volte l'ha buttata in tribuna. Che prende per l'orecchio Tonali, che se lo faceva a me gli davo un pugno, mi buttava fuori, lo so, mi buttava fuori, ma se uno, io guarda, accetto tutto nel calcio, ma se uno viene e mi prende per l'orecchio io vado fuori di testa, totale, totale, vado fuori di testa, cioè perché è una roba personale, di umiliazione personale, capito? Non è una roba di campo.
Io accetto tutto nel campo, accetto i calci, le scarpate, tutto accetto. Ma se vieni e mi prendi per l'orecchio, io vado fuori di testa, perché è proprio una roba che va sul personale. Quello non è rosso, mettiamolo voi. E vale, se tu vai in giro a prendere per l'orecchio gli avversari, vale? Quello adesso non mi ricordo se è successo prima o dopo l'episodio di Romagnoli, forse dopo, ogni caso. Se mettiamo sulla bilancia, non so, ditemi, è stato favorito il Milan a Genova? Ho visto, e faccio i complimenti al mio amico Neschio, che ha fatto un video esemplare, esemplare, che mi trova d'accordo non al 100%, al 300%, 300%. E non lo dico solo oggi perché si parla del Milan, lo stesso vale anche per l'Inter e per la Juve. Poi ovvio, nel ridere, nello scherzare, ci sta che ci si sfotte, che si parla di qui, che si parla di su, che si parla di giù, però io la penso esattamente come ha detto Neschio nel suo ultimo video. Andatevi a vedere il video di Neschio, Sampdoria Milan 1-2. Io la penso come lui, che parliamo di calcio. Lasciamo, ma poi fosse un episodio che si può discutere, che dici, sai, un episodio netto, siete stati favoriti, ma qua parliamo veramente del nulla, parliamo di acqua fresca. Cioè, se fossimo decimi non se ne parlerebbe neanche, se ne parla perché siamo primi, giustamente diamo fastidio, sai, il rumore dei nemici, non diceva qualcuno, no? Però effettivamente stiamo parlando di niente, di niente. Voglio solo salutare per chiudere il mio amico Dario Favazza, vergognati, vergognati, perché ti devi vergognare. Iscrivetevi al canale, mettete un bel like e ci vediamo alla prossima. Mi raccomando per le tute, che ci tengo. Ciao belli, alla prossima.